Ben! Can you still hear me? Come on, answer! Damn! I don't believe this. I almost got the story. Ben. Bitter irony. The chief of police, a co-conspirator. Get that scum. Make him pay. Hang in there, Ben. Oh, my chest! It's burning! Che schifo. Good God, what was that? Vaffanculo. Signor Brian Irons, capo. Vabbè, un barbone. Abbiamo perduto il laboratorio nel palazzo a causa dell'attività del disertore. Albert Wesker. Che mito. Fortunatamente le sue interferenze non avranno effetti duraturi sulla nostra ricerca sul virus. Virus, cioè. Sembra il dottor House. Siamo solo preoccupati per la presenza dei membri residui della STARS. Redfield, Valentine, Burton, Chambers e Vickers. Se si scoprisse che la STARS possiede delle prove sull'attività della nostra ricerca, dovranno essere eliminati, facendolo sembrare un incidente. Continuate a controllare i loro movimenti, assicuratevi che quello che sanno non venga reso pubblico. Annette continuerà a essere il vostro contatto durante tutta questa operazione. William Birkin, sempre per lui. Ho depositato $10,000 come acconto per i vostri servizi in base ai termini del vostro accordo. Lo sviluppo del virus G destinato a sostituire il virus T sarà presto completato. Bravo. Una volta completato, sono sicuro che verrà nominato un membro dell'Umbrella. Sì, sono sicuro. Dobbiamo procedere con molta cautela. Redfield e i membri rimasti della STARS stanno ancora cercando prove compromettenti sul progetto. Continuare a controllare le loro attività e bloccare qualsiasi tentativo di indagine sugli impianti di ricerca sotterranei. Sempre William. Ma non puoi fare una lettera continua e scrivere alla fine William. No, fai 10,000 poi vabbè. Abbiamo un problema. Che culo. Ho ricevuto delle informazioni secondo le quali il quartier generale dell'Umbrella ha inviato delle spie per impadronirsi dei miei risultati sul virus G. Non si conosce il numero degli agenti coinvolti. Nessuno può permettersi di togliermi il progetto. È il risultato di una vita di lavoro. Cazzo, non potevi fare qualcos'altro. Devi fare, non so, il panettiere, il clown, no? La stellata della città alla ricerca delle persone sospette. Trattenete questi individui con qualsiasi mezzo ritenuto necessario e contattatemi immediatamente tramite Annette. Ogni minaccia deve essere eliminata. Oh oh oh. Non permetterò a nessuno di rubare le mie ricerche sul virus G, neanche l'Umbrella. È sempre William. Che figo. Where are you going, Ada? To the chemical plant. I have a feeling that's where I'll find John. Ada, wait. Hey. Tu che non lo caga mai, porca puttana. Do you read me, Claire? We now have access to the back of the parking lot. Got it. I'm getting out of here and heading to the sewer. Can you meet me there? I'm on my way. Cazzarola. Davvero. Davvero, davvero. È giunto il momento di andarci nella sua stazione schifosa. Cioè, beh, oddio. Finisco nelle fogne, non è che sia molto più pulito lì, eh. Stazione schifosa, fogne schifose. Che poi non mi ricordo neanche come si fa il pezzo delle fogne, boh. E vabbè. I miei fan mi scuseranno, se c'è, se c'ho qualche fan almeno.
Mi voleva abbracciare pure il ragno. Vedo che sono corto di proiettili per il fucile e anche di erbe soprattutto. Ok. Allora. Adesso provo a fare una cosa che non ho mai fatto. Del tipo. No, così tanto per fare il figo, una volta ogni tanto. Fatemi fare qualcosa anche a me di strano. Dai, Leona. Mamma mia. Bene. Ammazzo tutti col coltellaccio io. Cazzo, Leon! Se certo, cosa fa? Fa il giro automatico. Togliti. Dai! Cazzarola! Dai, Leon, che non sei ancora morto. Quasi, ma non ancora. L'occhio in parte, diciamo che sul punto più di. Il suo punto debole. Vabbè. Allora, temi il mio coltello adesso.
Ah. Schifezza.